6 anni, comunque da fare ancora, 25 e mezzo per la precisione, tornante destro della Termitana, sta spendendo gli ultimi minuti nell'attesa del big match dell'anno 85-86, appunto sono le 14:10 e tra circa 2 ore allo stadio Agesilao Greco di Caltagirone si disputerà lo spareggio Termitana-Orlandina. Per Giuseppe Maniscalco, nel caso la Termitana vincerà, sarà il quarto campionato vinto negli ultimi anni, perché ha già vinto il campionato di promozione con il Favara, con la Folgore di Castelvetrano, con il Propagheria e quindi adesso eventualmente con la Termitana. Giuseppe Maniscalco ha avuto appioppato recentemente il nomignolo di Tiziano Ascagni, anch'egli ala del Brescia, che invece proprio ieri ha festeggiato la 6ª vittoria consecutiva per quanto non c'è nei campionati, perché ha portato in B il Varese, la Triestina, il Parma, la Cremonese e il Brescia, e da ieri anche il Brescia in A, quindi un binomio perfetto. Giuseppe, tu come spendi questi minuti? Tra poco andrai nello spogliatoio appunto per cominciare a pensare allo spareggio. Ma pensando a quello che hai detto tu poc'anzi, il fatto che Ascagni ieri abbia vinto il suo 6º, mi pare, campionato, penso che possa essere di buon auspicio, in quanto, come tu hai detto, oggi ci apprestiamo a fare questo maledetto e benedetto spareggio. No, noi siamo tranquilli, siamo stati qua un 3 giorni, siamo consci della nostra possibilità, della nostra forza, anche se, come tu ben sai, io ti ho sempre detto che rispettiamo molto l'avversario. Purtroppo sono partite che non si può dire il risultato. Stando calmi, come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, nelle ultime partite, io penso che ce la possiamo fare, e come. Senti Giuseppe, 4 campionati vinti, e hai 25 anni e mezzo, ti sei mai chiesto se è stata una sfortuna che tu sei nato in Sicilia? Perché è chiaro che un calciatore del tuo talento in Lombardia, in Piemonte, insomma, non giocherebbe in Serie A, in promozione. Beh, ti dirò, ieri, se ti ricordi, abbiamo visto quella partita assieme a Siracusa, io non mi sono mai permesso di criticare gente di quel livello, ma ti posso dire che ho visto veramente dei limiti, ma grossi, a qualsiasi livello. Che il fatto che in Sicilia non ci siano giocatori che possano giocare a quei livelli, non ti dico che sia base di sfortuna, perché come tu sai la sfortuna bisogna sapersela creare. Purtroppo nascendo qua in Sicilia siamo poco visti da tutta questa gente che gira per tutta l'Italia. Per cui l'unica cosa che ci frega è proprio questo. Poi, come tu ben sai, subentrano altre cose, per esempio le strutture. Poi l'unica cosa che forse io ho il coraggio di dire è che appena noi già arriviamo in promozione già ci sentiamo sacchi, invece non è vero niente questo. Senti Giuseppe, chiaramente tu sei uno dei giocatori che ha guadagnato di più rispetto a tanti altri, perché tu sai che di solito chi vince i campionati prende tanti premi partite, perché è chiaro che vince tante partite. Ecco, ma la tua mente spesso o qualche volta è andata verso quei giocatori che magari sono pure bravi però non trovano spazio, giocano anche in categorie inferiori? Ma questo penso di sì, il fatto che tu hai detto che io ho guadagnato un bel po', mi sarei contentato di guadagnarne meno e giocare magari a quei livelli, perché a quei livelli i soldi sono tutt'altra cosa, solo a livello di Serie A e Serie B, ma nella nostra categoria ci si diverte poco, molto poco, invece a quei livelli si può giocare anche cantando, ecco. Giuseppe, un giocatore della Termitana che è stato per te quest'anno il compagno ideale, cioè che chiaramente non si offendano gli altri, uno su tutti. Ma ti sembra strano, l'ultimo periodo hanno preso Letizia e forse l'unico che è stato più vicino a me è stato proprio lui. Non sono meno gli altri, però come tu sai io ho attraversato un brutto periodo non giocando ai miei livelli e mi sono ripreso dopo la metà di campionato. Ed è stato proprio lui che voglio citare, e poi tutti gli altri senza farne, non sminuendo la persona di altre gente. Hai pensato se oggi la Termitana si aggiudica lo spareggio con un tuo gol da 50 metri che tu sei solito fare? Ti sembra strano, l'ho sognato proprio stanotte, speriamo che sia vero. In bocca al lupo. Grazie. Con me il dirigente della Termitana Pippo Geraci, che nelle ultime settimane, così come la Bonastella ormai possiamo dire ci ha accompagnato, ha visto sempre la partita accanto alla postazione televisiva, perché da allora la Termitana non ha mai perduto. Pippo Geraci è uno dei dirigenti che sente di più questo importantissimo impegno, che appunto tra un paio d'ore, sono adesso le 14:30, ci sarà allo stadio di Caltagirone.
Chiaramente Pippo Geraci è un dirigente ormai, anche se giovane d'età, vecchio, soprattutto di grande esperienza nel mondo del calcio siciliano. A lui chiediamo innanzitutto se come vi siete trovati qui a Caltagirone, perché già da qualche giorno siete in questo magnifico complesso alberghiero dove si pensa a tutto tranne il calcio, cioè piscina e tante altre cose. Quindi come era là, che se meglio di così non poteva organizzare meglio la trasferta alla Termità? Sì, devo dire che ci siamo trovati bene, ma era importante soprattutto uscire un po' dall'ambiente dove si parlava sempre di questo spareggio, quindi abbiamo pensato e abbiamo ritenuto opportuno di isolare un po' la squadra da questo ambiente e portarla in un ambiente dove non si parla di calcio, di cercare di farle distendere, cercare di non farci pensare molto questa partita, solo che ora 2 ore prima dell'incontro la partita si incomincia a pensare, è giusto che si concentrino. Penso che noi abbiamo fatto tutto il nostro possibile per mettere a suo agio e per farli preparare nel migliore dei modi per affrontare questa ultima fatica, questo ultimo spareggio, questa ultima fatica che vuol dire tutto, questo spareggio, vuol dire campionato, vuol dire alla fine di questa partita poter gioire o provare la massima delusione. Io mi auguro che siamo per la prima, cioè gioire, perché effettivamente questo campionato ce lo saremmo meritati di vincerlo anticipatamente, solo che per tanti motivi che non starei qui ad elencare, ma che eventualmente sarò dispostissimo ad elencare in qualche altra trasmissione dopo lo spareggio comunque vada, e non ne voglio parlare, però ripeto, tutto sommato la Termitana ha fatto un campionato positivo, i giocatori si sono comportati tutti bene e devo dire che abbiamo dei professionisti nella nostra squadra e non dei dilettanti. Pippo, un giocatore in assoluto della Termitana che quest'anno è andato oltre le più grosse previsioni, uno in assoluto. Guarda, in assoluto ce ne sarebbero di dire più di uno. Uno così ti fai qualche nemico. Dire uno, guarda, io dico Ciccio Terese, ma non che dico Ciccio Terese per togliere un merito al Di Giorgio, per dire, o per togliere un merito al Trantino, che se ne parla poco di questo ragazzo, ma è stato l'unico dei giocatori ad avere disputato 30 partite sempre ad alto livello. Dico Ciccio Terese perché in questo ragazzo ci credevo e abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per acquistarlo, perché non trovavamo terreno fertile in quelli del Caltagirone, anche perché si erano intestarditi a non volerlo cedere, tranne che per la cifra che volevano loro. Comunque con tutti i nostri mezzi siamo riusciti ad ammorbidirlo e l'abbiamo portato a termine. E devo dire che ne siamo rimasti tutti contenti, tutti soddisfatti, perché a termine lo chiamano il piccolo Platini. Pippo, per concludere, tra 2 ore è spareggio, ma tra 3 ore e 45 minuti potrà essere, e ci auguriamo che lo sarà senz'altro, vittoria del campionato. Ecco, te la sentiresti al termine di questo spareggio obbligare tutti i tesserati della Termitana a venire qua a vestiti a buttarsi in questa meravigliosa piscina? Senti, ho messo dei guai. Mi fai delle domande un po'... Io non mi voglio sbilanciare, ripeto, sono fiducioso, perché conoscendo la forza della nostra squadra, per forza di cose devo essere fiducioso, però è uno spareggio. Quindi rimandiamola dopo la partita, anche perché non vorrei trovarmi con un'amarezza, più forte di quella che potrebbe essere. Io mi auguro di gioire con tutti. Se poi ci facciamo una mucchiata tutti in piscina è anche una bella cosa, così ci distendiamo di tutte quelle tossine che abbiamo accampato in queste ultime giornate. Però ripeto, proponemela dopo la partita questa domanda. Pippo, a te e a tutta la Termitana in bocca al lupo. Grazie, grazie, grazie. Prestano a scendere in campo nelle seguenti formazioni: la Termitana schiera Fradella, Mannino, Migliazzo, Minà, Bertorotta, Tarantino, Maniscalco, Romeo, Di Giorgio, Terenzi e Reo. Allena la squadra il signor Totò Filippano, che porta in panchina con sé Sartori, Nicosia, Tardio, Crepisi e Letizia. Di contro l'Orlandina manda in campo Milione, Lanza Cariccio, Cipriano Ottavio, accetta Orlando Bartolo, Ravidà, Buccheri, Domina, Cipriano e Bazzano.
in panchina insieme all'allenatore Operi, Princiotta, Corcio, Venuto e Monastra. Arbitra l'incontro il signor Morgana di Caltanissetta, collaborato dei guardalini Agostana e Solima, anche loro di Caltanissetta. Le squadre arrivano all'ultimo della serie di spareggi che la Lega Sicola ha imposto di disputare sul terreno di Caltagirone, per trovare la squadra vincente che dovrà l'anno prossimo disputare il campionato interregionale. Nel primo spareggio hanno pareggiato per 0-0 Barcellona e Termitana, nel secondo spareggio ancora 1-0-0 ma fra Orlandina e Barcellona, e quindi oggi l'ultimo match per questo tresti di spareggi. È chiaro che la classifica vede il Barcellona che ha già chiuso i due spareggi in entrambe le occasioni in parità, sempre per 0-0 a due punti, quindi oggi tra Orlandina e Termitana, se nascerà una squadra appunto vincente, allora questa vincerà il campionato. Se sarà ancora una volta pareggio, il comitato della Lega Sicula con la famosa monetina deciderà chi andrà nel campionato interregionale. Abbiamo notato che i giocatori hanno portato i fiori al proprio pubblico, è stato un gesto abbastanza elegante. Il capitano della squadra della Termitana è come al solito Di Giorgio, mentre nell'Orlandina è il palermitano Bocchieri, numero 8. Come noto, nell'Orlandina anche il portiere è un palermitano, questi è uno dei migliori portieri del campionato. L'ultima partita che ha visto protagonisti Termitana Orlandina si è conclusa con la vittoria dell'Orlandina a Capo d'Orlando, ma tutti sappiamo come ha perduto la Termitana quel giorno a Capo d'Orlando, in quanto Maniscalco si è fatto espellere nel primo tempo subito dopo Peresi, infine Barraco e l'allora mister della Termitana Rossotto. Come è noto, nelle ultime 8 partite del campionato la Termitana è stata guidata da Totò Fericani. La Termitana in avanti, il traversone di Rio termina fuori, la Termitana ha preso posto sulla parte sinistra del campo, mentre sulla parte destra si è attestata l'Orlandina che indossa un completo bianco azzurro, mentre la Termitana indossa la solita casacca tradizionale giallo-rossa. Ancora l'Orlandina con il palermitano Bucchieri in possesso di palla, c'è il fallo laterale e la rimessa viene accordata a favore dell'Orlandina. Minava a chiudere in calcio d'angolo, una palla che sembrava facile, stava per diventare difficile perché Bazzano era in agguato. Bazzano, anche io, un palermitano del Michelangelo del Rione Cep di Palermo, quindi come potrete notare sono ben tre a questo punto i palermitani che militano nell'Orlandina, e quest'anno si è reso autore di un grossissimo campionato avendo realizzato ben 12 gol. Parte l'angolo, respinge di testa Teresi, raccoglie la respinta a Maniscalco, si batte in avanti, viene portato a punizione a favore della Termitana. Giuseppe Maniscalco, è accorso il massaggiatore Agostino Vivirito. Da tenere presente che oggi Maniscalco effettua lo spareggio con l'idea, a parte di vincere il campionato, di realizzare il suo poker di vittorie, in quanto ha già portato nell'interregionale nell'ordine il Favara, la Folgore di Castelvetrano, il Propagheria lo scorso anno, e quest'anno ce la sta mettendo tutta per portare la Termitana, ma sembra che l'infortunio sia più grave del previsto, tanto che viene portato fuori dal campo. Thank you.
battuto la punizione. Minà in possesso di palla, ancora Minà che si destreggia, viene tallonato da Domina, perde palla e scatta in avanti l'Orlandina con Cepriano. Il traversone Bartolotta, angolo a favore dell'Orlandina. Si appresta a rientrare in campo Giuseppe Maniscalco. Da notare che nelle file dell'Orlandina sono due i Cipriano, uno è il numero 3, uno è il numero 10, quindi il 3 lo chiameremo Cipriano primo, il 10 Cipriano secondo, ed è Fradella pronto all'appuntamento con la parata, neutralizza il colpo di testa del giocatore dell'Orlandina. Ha effettuato il disimpegno fra Fradella e Tarantino, lo stesso estremo difensore della Termitana si appresta a rimettere in gioco, palla che si appresta a superare il centrocampo ma termina in fallo laterale. Maniscalco fa ampi gesti che non ce la fa a stare in campo, così almeno sembra. Vediamo se avrà la possibilità di recuperare. Adesso sta saltellando ma il dolore alla schiena sembra che sia micidiale. Punizione a favore dell'Orlandina. Battuta la punizione, va a ricevere Domina, viene ostacolato da Minà, perde palla Minà ma alla meglio la riconquista Teresi, in avanti il fischio dell'arbitro che sancisce un calcio di punizione che viene accordato a favore della Termitana. Noi purtroppo non riusciamo a sentire il fischio dell'arbitro, ci affidiamo alla nostra esperienza per quanto riguarda il regolamento arbitrale, perché siamo lontano circa 80 metri da dove di solito giostra l'arbitro, e tra l'altro siamo in mezzo a circa 3.000 tifosi che sono partiti stamane da Termini Imerese. 3.000 tifosi della Termitana e circa un migliaio dell'Orlandina, in quanto oggi sono presenti in questo stadio circa, e forse oserei dire, oltre 4.000 spettatori. È una giornata di festa e speriamo che sia anche una bella giornata di sport. La punizione viene accordata a favore della Termitana, sulla palla si porta Romeo. Piricano ha chiesto, Piricano il mestre della Termitana, ha chiesto a Maniscalco se sono attenti di restare in campo, e lo stesso Maniscalco ha risposto di aspettare ancora un po' perché è ancora indolentito, vuole vedere se riesce a superare questo momentaccio per lui. La punizione a favore della Termitana, parte la punizione, è stata calciata da Romeo e Teresi di destro manda abbondantemente fuori dai pali della porta dell'Orlandina. Rimette in gioco il numero 5 Orlando dell'Orlandina, il colpo di testa di Tarantino, il tocco indietro di Romeo, quindi Bartolotta, il lancio in avanti per Migliazzo. Migliazzo converge verso l'area di rigore, il passaggio verso il rio viene interrotto dalla difesa dell'Orlandina e la palla termina in fallo laterale. Qualcuno mi ha suggerito anche di dire che i tifosi oggi sono addirittura oltre 5.000, e tanto l'entusiasmo che impatta su questo stadio che veramente sembra che oggi dovremmo assistere a una bella giornata di sport. Fallo laterale che viene accordato a favore della Termitana, si porta la battuta il fluidificante, il numero 3 Migliazzo, il lancio indietro per Franco Bartolotta, il numero 5 della Termitana, il colpo di testa di Cipriano primo, va a raccogliere la respinta Maniscalco che viene anticipato da Domina che chiude il fallo laterale. La rimessa accordata a favore della Termitana, battuta, riceve di Giorgio, il tocco indietro per Minà, il lancio di prima intenzione nel mezzo, esce Mirrione e para. Terra a Rio, Rio era a contatto con Migliazzo, scusate, era entrato in contatto con Mirrione, però Mirrione dice con ampi gesti che lui non
non ha atterrato nessuno e c'è la prima ammonizione della giornata. È stato ammonito Bazzano, il giocatore a terra è Mannino. Ha corso un massaggiatore della Termitana per rimettere in sesto il difensore. La partita a questo punto comincia a diventare anche un po' dura, oserei dire anche spigolosa, ma l'arbitro non è l'ultimo arrivato, saprà tenere, pensiamo, abbastanza bene la situazione in campo. Calcio di punizione a favore della Termitana. Alla battuta si porta l'estremo difensore Fradella. Effetto allo scambio, lo batte, quindi riceve di nuovo dalla parte di Tarantino e lo stesso Fratella si mette in gioco. Nel frattempo abbiamo visto una scena bellissima, Bazzani è andato a chiedere scusa al suo antagonista, a colui che ha fatto il fallo, appunto Mannino. Il fischio dell'arbitro per sancire un calcio di punizione a favore dell'Orlandino in quanto Mannino ha toccato la palla con la mano destra. Il calcio piazzato viene affidato al palermitano Bocchieri, che è il capitano e gioca con la maglia numero 8 dell'Orlandina. L'arbitro sollecita la ripresa del gioco e quindi la battuta del calcio di punizione, parte la parabola e Fero si perde sul fondo. Mette in gioco Tarantino, libero dalla Termitana, anche egli autore di uno strepitoso campionato. Romeo viene caricato da parte di Accetta e c'è il calcio di punizione già battuto a favore della Termitana. Romeo per Minà, quindi Terese, ancora Romeo. Il lancio era un po' lungo e quindi sullo scatto Romeo è stato anticipato dal suo antagonista. Orlandina in possesso di palla, si destreggia sulla parte destra del campo, viene interrotta l'azione, la palla era diretta a Bazzano, Teresa ha chiuso in fallo laterale. La rimessa accordata a favore dell'Orlandina. Battuta la rimessa, riceve Plomina e chiude ancora una volta in fallo laterale la Termitana con Migliazzo. Battuta la rimessa laterale, palla in possesso di Bocchieri, il lancio perde palla, sarà in possesso Mannino, quindi Milano, il calcio Romeo. Romeo lancia Rio. Romeo. Cambia gioco, Romeo va a ricevere Teresi. Ancora Teresi cerca il compagno smaccato, lo trova il Rio che si sgancia dal suo antagonista. Il tocco indietro per Maniscalco. Va via Giuseppe Maniscalco, si appresta a dettare il traversone, infatti. E c'è il gran tiro di Romeo, la palla termina. Alta sul volo la traversa, occasionissima della Termitana. Azione pericolosissima promossa da parte del tornante destro della Termitana, Giuseppe Maniscalco. Minuti e 30 secondi di gioco relativo al primo tempo allo stadio Gesilvao di Greco di Caltagirone, 0-0 fra Termitana e Orlandina.
Pavvelo, Cipriano secondo, ma non abbocca Minà, il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione che viene accordato a favore della Termitana. Battuta la punizione, Mannino in possesso di palla, Maniscalco, riceve Mannino, alla meglio Mannino sul rimpallo e quindi Romeo, viene chiuso, ma c'è il fallo laterale che viene accordato a favore della Termitana. Maniscalco a volo di prima intenzione, era ma sbaglia a calzare e quindi la palla termina la sua corsa abbondantemente fuori. Rimette in gioco Orlando, che colpo di testa di Minà va a ricevere Maniscalco, potrebbe toccare indietro Giuseppe Maniscalco, il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione che viene accordato a favore dell'Orlandino. Punizione che si appresta a battere l'Orlandina per il fallo che ha causato Maniscalco. Il calcio piazzato viene affidato al numero 4 della squadra di Capo d'Orlando, se accetta, scivola al momento opportuno, domina, comunque riesce a colpire di testa, ancora Bazzano che l'uomo gol per antonomasia di questa squadra, 12 centri nell'attuale, cioè nel corso di questo campionato 85-86. Ancora l'Orlandina a menare la danza con domina in possesso di palla, si inserisce un po' più in avanti Bucchieri, capitano e tira, ma era soprattutto un tiro telefonato, comunque la Termitana ha respinto, adesso Tarantino riprende, accetta il traversone, Bazzano cercava il numero a sensazione ma colpisce la gamba sinistra di Mannino. Punizione a favore della Termitana. Punizione a favore della Termitana. Teresi intercetta, domina, alla meglio la Termitana con Minà, ancora Minà, il lungo lancio per Di Giorgio, scatta Ivan, ferma la palla, cerca di puntare l'uomo, comunque Romeo, Terresi, non aggancia, ancora un'occasione per la Termitana. Rimette in gioco l'Orlandina, il colpo di testa è di Cipriano Primo. Diciamo Primo il numero 3 dell'Orlandina, mentre Cipriano secondo diciamo il numero 10 dell'Orlandina. Sono due Cipriano in campo, il 3 e il 10. La punizione è a favore dell'Orlandina. Calcio piazzato viene affidato ad Accetta, parte la parabola, colpisce di testa Bazzano e la palla va a lambire il set della porta difesa da Fratelli, occasionissima per l'Orlandina. Avevamo detto appena qualche minuto fa che Bazzano è un killer dell'area di rigore, non perdona nessuno e quindi Mannino oggi dovrà fare molta attenzione a tenere a bada freno questo giocatore, perché Bazzano in un attimo è capace di inventare il gol. È un altro di quei giocatori, Bazzano, che anziché
venire su al mondo nella nostra Palermo. Faceva in Lombardia, allora poteva fare ben altro tipo di carriera. Ancora l'Orlandino in possesso di palla con Cipriano, ancora Cipriano, il fischio dell'arbitro, Francesco, un calcio di punizione a favore dell'Orlandino, Mina ha causato un fallo, ha steso a terra Cipriano. Calcio piazzato a favore dell'Orlandina, si porta la battuta, domina in barriera Mirante, Resi, esce Fratello a fare. Si riparte, la Termitana in avanti con Romeo, Di Giorgio, tocca indietro per Romeo. Il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione a favore della Termitana, ha causato fallo Cipriano, secondo. Teresi per Migliazzo, sbaglia l'appoggio Migliazzo, alla meglio accetta dell'Orlandina, va via lungo la fascia destra del campo, lo insegue Migliazzo, ancora accetta ma si porta la palla a fondo campo. Riprende a giocare con una rimessa dal fondo campo che è stata per effettuare Tarantino, libero dalla Termità. Va a ricevere Migliazzo, ancora Migliazzo, subisce il fallo, lo causa ancora una volta Cipriano, batte la posizione lo stesso Migliazzo, servito Romeo, ancora Romeo, scatta Teresi, Romeo non lo vede, tocca per Maniscalco che era nella posizione ideale di Teresi. Recuperare Mina, causa fallo e forse c'è anche la munizione per Mina, perché nel giro di 60 secondi ha fatto due falli e quindi accetta a terra punizione a favore dell'Orlandino. Punizione che si appresta a battere l'Orlandina, va a ricevere Bucchieri, ancora Bucchieri, sbaglia l'appoggio per Cipriano, la meglio Maniscalco, sta per superarlo Bazzano, fa fallo su Maniscalco, la punizione a favore della Termitana. Calcio piazzato affidato a Chico Romeo. E per Teresi. Respinge la difesa dell'Orlandina, va a raccogliere Milazzo, Teresi. Si inserisce Bertorotta a sorpresa, il traversone, pericolo. Azione favorevole, tiro in gol! Maniscalco e Teresi si erano scambiati i ruoli in campo, per un attimo Teresi ha giostrato sulla fascia destra mentre Maniscalco è andato al centro, e dobbiamo anche dire in un'intervista che abbiamo realizzato appena due ore fa che avevamo detto a Maniscalco che sentivamo nell'aria che oggi era la sua giornata.
ancora la Termitana in possesso di palla. Se persisterà questo risultato fino al termine dei 90 minuti, la Termitana vince gli spareggi e quindi vince il campionato. Però strada da percorrere ce n'è ancora tanta, tanto che siamo soltanto al 23° del primo tempo. Termitana in possesso di palla con Romeo, va a ricevere Rio, ancora Rio che viene anticipato, il fallo laterale a favore della Termitana. Rimessa che viene accordata a favore della Termitana, batte Romeo per Rio. E c'è la punizione a favore, se non andiamo errati c'è un calcio di punizione a favore della Termitana. E una munizione ad accetta numero 4 dell'Orlandina. Calcio di punizione a favore della Termitana. Viene affidato a Chico Romeo, parte la parabola. Respinge di testa Bocchieri, intercetta il rinvio, Maniscalco che si gira a modo suo, va a terra, l'arbitro dice di proseguire ed è Cipriano primo in possesso di palla. Orlandina in fase d'attacco, si porta in avanti, va a chiudere Mannino, riprende il numero 7, questi è Ravidà e c'è il lungo lancio che non sorprende la Termitana ed è Fratella che adesso si appresta a rimettere in gioco. Effettua la rimessa, il fischio dell'arbitro per sancire un calcio di punizione che viene accordato a favore dell'Orlandina, batte Bocchieri, va a ricevere accetta quindi Ravidà. Costui viene anticipato da Mignazzo che chiude in fallo laterale, la rimessa a favore dell'Orlandina, ancora accetta che va a ricevere. Bocchieri, ancora Bocchieri, un altro di quei giocatori palermitani che per poter giocare da qualche anno si sta esprimendo a buoni livelli nelle fila dell'Orlandina. La rimessa laterale è stata accordata a favore della Termitana, alla battuta si è portato Ignazio, va a ricevere Teresi. Rotta e il tocco indietro per Fratella. Fratella aspetta il lungo rinvio, il colpo di testa ha causato fallo di Giorgio che cercava di colpire di testa e quindi la posizione a favore dell'Orlandina. Va a ricevere Domina, il fischio dell'arbitro per stancare un calcio di punizione a favore della Termitana. Sulla palla si è portato Ciccio Teresi, l'apertura sulla destra per Rio, ancora Rio, il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione assegnato a favore dell'Orlandina, battuta la punizione. Bocchieri, va a ricevere Cipriano secondo, a terra, calcio di punizione a favore dell'Orlandina. Termitana realizza Rio
con Maniscalco, il fischio dell'arbitro per sancire un calcio di punizione che viene accordato a favore dell'Orlandino. La Termitana nel giro di 5 minuti si è resa autore di un KO nei confronti dell'Orlandina, che è stato micidiale, perché al 22esimo ha segnato un gran gol Maniscalco, ma 5 minuti dopo la Termitana addirittura ha raddoppiato con Rio. Adesso in vantaggio di 2 gol e quindi conduce per 2-0 e per l'Orlandina si fattura la rivolta, anche perché la Termitana sta giocando davanti a 5.000 persone, di cui 4.000 sono di fede di Termini Merese, in quanto stamane sono partiti appunto all'alba da Termini Merese per incitare i propri beniamini. È come se la Termitana, anziché in campo neutro, giocasse in casa. La punizione è stata battuta a respinto Maniscalco e fischio dell'arbitro per un calcio di punizione a favore della Termitana. La punizione Tarantino per Fradella, rimette in gioco Fradella, anticipa tutti quanti i teresi, quindi Maniscalco colpo di testa, non riesce Cipriano Prema a tenere Maniscalco, che oggi si sta esprimendo ad altissimo livello, ma c'è il fallo laterale a favore dell'Orlandino. Un calcio di punizione, batte Accetta per Domina, è libera Migliazzo, riprende Accetta numero 4 dell'Orlandina, si inserisce nel gioco Boccheri, l'apertura sulla parte destra per il numero 2 Lanza Careccio, è libera Termitana con Mannino, scatta Reo, va a ricevere Romeo, ancora Romeo che cerca il tiro. Si inserisce Teresi e quindi scatta in appoggio Maniscalco di prima intenzione per Zitondo, allo stoppo Rosando chiude in fallo laterale. Che si appresta a battere la Termitana, batte Maniscalco, riceve Di Giorgio, cerca di girarsi, si gira, la palla termina a fondo campo. Termitana 2, Orlandina 0. Quando siamo arrivati al 31esimo del primo tempo, persona che sta dietro la sua porta, giustamente chiaramente Mirione è giusto che sia messo nelle piene condizioni di poter esprimersi con tranquillità. Di testa di Barbarotta ai Boccheri dell'Orlandina, che ha ricevuto da Bartolo, sulla destra è pronto a ricevere Ravidà, va in appoggio Lanza Careccio, va a ricevere Bartolo, il tocco in diagonale per Boccheri e quindi Ravidà cambia gioco, riceve Accetta, è pronto a ricevere anche Cipriano Primo, ma Accetta forse preferisce cambiare gioco, infatti così è,
va a servire il numero 10 Cipriano, secondo perde palla, quindi Bartolotta Maniscalco che viene atterrato. E c'è la rimessa laterale, se non andiamo errati, a favore dell'Orlandina. Così infatti ha battuto domina per Cipriano, accetta ancora Cipriano. Cipriano secondo, rimpallo sfavorevole all'Orlandina, si libera solo, domina e va a chiudere all'ultimo istante Tarantino. La Termitana con Tarantino, palla che spiova al centro del campo, l'intercetta Bartolo, comunque a Romeo della Termitana con Maniscalco che con l'interno del piede destro manda comunque in fallo laterale. Manino spintona Bazzano, ecco il motivo per cui c'è un calcio di punizione che viene assegnato a favore dell'Orlandina. 35 minuti di gioco relativo al primo tempo, Termitana 2, Orlandina 0, Eagle al 22esimo, Maniscalco che è stato grandioso a realizzare dal limite dell'area di rigore di prima intenzione con l'interno del piede destro, e dopo 5 minuti reo in contropiede in fuga solitaria. Raddoppia, adesso c'è una rimessa al fondo campo, Fradella evita un gol che ormai l'Orlandina poteva dire di avere già realizzato. Occasionissima per l'Orlandina, sfuma la possibilità di dimezzare lo svantaggio. Si appresta a rimettere in gioco Tarantino. La palla spiove al centro del campo, colpo di testa di Accetta, quindi Minà ancora Accetta, stoppa con il petto e quindi cerca di servire il proprio compagno di squadra, questi a Ravidà, ancora Accetta, sbaglia l'appoggio, Minà alla meglio, scatta in avanti la Termitana e in contropiede si porta sulla fascia sinistra Ciccio Teresi che va a servire Ivan Di Giorgio, ma Orlando preferisce chiudere in fallo laterale. Punizione a favore della Termitana. Chiaramente l'Orlandina dovrà fare molta attenzione a non subire un terzo gol se vuole tentare il tutto per tutto nel corso di questi 90 minuti, anche perché siamo arrivati al 37esimo del primo tempo, quindi a 53 minuti buoni per poter eventualmente tentare la rimonta, ma crediamo che contro questa Termitana, quella che stiamo vedendo oggi, forse c'è poco da fare. Fallisce il terzo gol la Termitana, è portentoso Mirrione che respinge con a pochi chiusi e quindi è Minà che tocca indietro per ancora il resti. Va Fradella a raccogliere la palla, quindi si appresta a rimettere in gioco, la palla supera il centrocampo, controlla Di Giorgio ma la palla termina in fallo laterale. La rimessa viene accordata a favore dell'Orlandina. Si porta la battuta a Boccheri. Ravidà. Lo stesso manda la palla in fallo laterale, quindi la rimessa viene accordata a favore della Termitana. Romeo, palla che termina la sua corsa a fondo campo.
Cirrione, giocatore di grandissima esperienza, cerca di dare coraggio ai propri compagni di squadra, dice che nulla è perduto. Era l'Orlandina con Bazzano che si è anticipato da Mannino. Lanza Careccio, colpisce di testa, va a raccogliere Vignazzo che comunque manda la palla in fallo laterale. Cipiano primo per Ravidà. Il lungo lancio termina in fallo laterale e notiamo che a circa 100 metri da noi vediamo staccarsi la figura di Franco Rossotto, che ha guidato la Termitana sino alla 22esima giornata di campionato. È stato lui a volere questi giocatori, è stato lui a costruire questa squadra, anche se poi nelle ultime 8 partite appunto la Termitana si è affidata a Totò Fericano. Più 2 spareggi sta disputando, sono 10 le partite che appunto dalla panchina viene guidata la Termitana a Totò Fericano. Comunque bisogna anche dire che Rossotto, che lo scorso anno ha vinto il campionato del Pompagheria, sta vedendo con attenzione questa partita, anche perché ha pure guidato negli anni scorsi l'Orlandina, quindi la maggior parte di questi giocatori sono gente che lui conosce abbastanza bene. Comunque oggi notiamo che c'è il meglio dei tecnici e forse c'è un'altra occasione per la Termitana, che manca il 3-0 con la porta spalancata, in quanto Milione era a chiudere sul proprio compagno di squadra. Dicevamo, oggi in questo stadio c'è il meglio del calcio siciliano come atleti, come allenatori. Notiamo tantissimi presidenti anche di squadre di C2 dell'interregionale, perché in queste 2 squadre ci sono tanti atleti che potrebbero senz'altro militare in categorie superiori. Vignazzo chiuso in fallo laterale, sempre la Termitana in vantaggio di 2-0 sull'Orlandina. Quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo, i gol portano la firma di Maniscalco, che è stato stupendo al 22esimo e quindi al 27esimo Rio. Parlotta l'arbitro con il capitano dell'Orlandina Bucchieri. Rimessa laterale, viene battuta all'Orlandina, Bartolo in possesso di palla. Il lungo lancio viene intercettato da Minà. Accetta, intercetta, ma alla meglio Ciccio Teresi. Il lancio è per Rio. Ancora Rio, che comunque adesso è in svantaggio, la palla termina a fondo canto. Campo che effettua Orlando, va a ricevere Cipriano secondo, alla meglio Ciccio Teresi, il lancio per Di Giorgio. Ancora Di Giorgio cerca e lo supera, infatti il suo avversario adesso si destreggia, tallonato da Domina. Ancora Di Giorgio, il tocco indietro per Ciccio Teresi. Teresi diceva a Maniscalco di scattare, opita per l'appoggio a Minè, quindi Reo, ma raccoglie la palla Maniscalco. Romeo perde palla, Romeo in quanto sbaglia l'appoggio, ed è Minà che causa fallo, e c'è il calcio di punizione a favore dell'Orlandina, e Minà deve fare molta attenzione a non protestare in quanto è già stato ammonito. Quindi un'altra ammonizione può avere il significato dell'espulsione. Fase d'attacco, Cipriano primo alla rimessa laterale, batte Cipriano, riceve, domina, causa fallo Minà, ancora un calcio di punizione a favore dell'Orlandina. Domina, accetta, cerca il tiro dalla lunga distanza, intercetta Tarantino, quindi Minà
Rimessa in maniscalco per Vigliazzo. Contropiede della Termitana che tocca su passi larghi. Ed è Teresi, possibilità di tiro per Teresi. E c'è un rimpallo a favore dell'Orlandena. E l'azione si chiude tra le braccia del portiere Mirione. Ancora Mirione ha già rimesso in gioco per Boccheri. Rapida. Palla buona, scatta in avanti la Termitana con Migliazzo. Romeo. Si inserisce Mirà a volo di prima intenzione. Fallisce la possibilità del terzo gol la Termitana. Azione splendida della Termitana. Si appresta a rimettere in gioco Orlando. Il colpo di testa all'indietro di Bertorotta che comunque va a recuperare. Ancora Bertorotta va in appoggio, Ciccio Teresi, e va a ricevere. Grande partita tatticamente di Ciccio Teresi, che dato che la squadra vince 2-0 non si sposta più di tanto dalla sua posizione, quindi non tenta nessuno a fondo per non sguardire il centrocampo. Il tocco indietro di Minà per Fradella. Quando mancano 30 secondi al termine del primo tempo, Termitana 2, Orlandina 0, i gol al 22esimo Maniscalco, al 27esimo Reo. Riparte in avanti l'Orlandina. Punizione a favore dell'Orlandina, subito il fallo Bocchieri. Lascia l'incarico Bocchieri a Orlando. Ma viene anticipato Domina da Minà e quindi il fischio dell'arbitro fa sancire la pena dal primo tempo. Termitana 2, Orlandina 0, i gol di Maniscalco al 22esimo e di Rio al 27esimo mettono in condizione la Termitana di andare nello spogliatoio per l'intervallo con una certa serenità e quindi tutto è rimandato al secondo tempo. Grazie a tutti per la cortese attenzione, a risentirci fra qualche minuto per la telecronaca relativa al secondo tempo sempre di Termitana Orlandina. Per avere inizio il secondo tempo e l'arbitro o la forza pubblica, non sappiamo chi ha preso la decisione, ha fatto uscire una squadra dal sottopassaggio, questa è stata l'Orlandina, mentre la Termitana è uscita da una porta sotto la tribuna. Lo scopo è stato quello di non far incontrare i giocatori del sottopassaggio, perché al termine del primo tempo sembra che siano volati calci e pugni e qualcuno se li è dati di santa ragione. Adesso vediamo che Teresi sta cercando di parlare con alcuni avversari, sta cercando di chiarire un po' per qualche compagno quello che era accaduto. Speriamo che ci sia la stessa cavalleria che c'è stata nel primo tempo, eccetto quando l'arbitro ha fischiato per andare negli spogliatoi. Comunque l'arbitro ha preteso che nessuno, che tutti quelli non iscritti nel elenco abbandonassero il campo. E sembra che i giocatori, qualcuno abbia chiarito qualcosa. Vedremo cosa accadrà nel corso del secondo tempo. Nessun giocatore è stato espulso, perché di solito quando accade qualche parapiglia al termine del primo tempo magari può scapparci qualche espulsione, meglio così, avremo un secondo tempo con tutti i protagonisti in campo. L'arbitro è pronto per il via. Vediamo
vediamo la massima precisione dell'arbitro Morgana, che ha imposto a Bobo Conti della Termitana, che è il dirigente accompagnatore, di sedere sulla panchina, in modo che lui abbia la veduta perfetta di tutti coloro che non sono addetti ai lavori. Inizio il secondo tempo di Termitana Orlandena, secondo tempo che potrebbe portare la Termitana nel campionato interregionale dopo 9 anni. La Termitana in vantaggio di 2 gol, entrambi chiaramente realizzati nel corso del primo tempo. Al 22esimo Maniscalco con uno stupendo tiro a volo dal limite d'area di rigore ha trafitto Mirrione, e 5 minuti dopo il KO lo ha inferto all'Orlandena, Reo, che con un micidiale contropiede sull'uscita del portiere ha insaccato. La Termitana nel corso del secondo tempo si schiera alla destra dei vostri teleschermi ed è in campo con Fradella, Mannino, Migliazzo, Minà, Bertorotta, Tarantino, Maniscalco, Romeo, Di Giorgio, Teresi e Reo. In panchina Sartori, Nicosia, Tardeo, Crapesi e Letizia. Allena la squadra il signor Toto Firicano. Di contro l'Orlandina in campo con Mirrione, Lanzacareccio, Cipriano. Accetta Orlando Bertolo, Ravidà, Bucchieri, domina Cipriano e Bazzani. In panchina Pinciotta, Venuto, Monastra, e non diamo corso perché è in campo con la maglia numero 13 e vedremo adesso di chi ha preso il posto. Numero 13 è Corcio, stiamo seguendo con attenzione di chi ha preso il posto. Migliazzo lancia in contropiede il Rio, la palla, il guardalinea dice che era fuori, in realtà non era vero. Un calcio di punizione che viene affidato a favore della Termitana, e notiamo che non è più in campo Bertolo, al suo posto ha fatto il suo ingresso Corcio, numero 13, giocatore che una decina d'anni fa giocò in Serie A nelle file della Roma e dopo nell'Alessandria, nel Cosenza, un giocatore che ha giocato sempre a livello di categorie superiori. L'arbitro chiamato a dirigere questo incontro, il signor Morgana di Caltanissetta, i guardaline sono Agostana e Sullima, di anche loro di Caltanissetta, l'allenatore dell'Orlandina è il signor Otteri. Gli angoli sono stati 2-0 a favore della Termitana. Gli ammoniti sino a questo momento sono Bazzano, Piazzetta dell'Orlandina e Minà della Termitana. Bocchieri in possesso di palla. L'Orlandina è alla sinistra con il suo schermo, indossa una maglietta bianca azzurra, mentre la Termitana quella tradizionale giallo-rossa, ed è Ivan Di Giorgio in possesso di palla, fa il tunnel a Corcio. Lo chiude Orlando, quindi Corcio prosegue l'azione dell'Orlandina con Bocchieri. Bocchieri è il capitano dell'Orlandina, come lo è Di Giorgio nelle file della Termitana, domina Rendea, Bertorotta va a raccogliere la respenta Orlando e Di Giorgio, comunque la meglio Di Giorgio che battea. Voleva appoggiare a Teresi, lo favorisce Cipriano, sono 2 Cipriani in campo, il 3 e 10, il 3 lo chiamiamo Cipriano Premo, fallaccio di Cipriano Premo su Maniscalco. Calcio di punizione a favore della Termitana. A terra Maniscalco, è accorso il massaggiatore della Termitana Agostino Viverito per apprestare le cure del caso. Indubbiamente Maniscalco non fa nessuna fatica a rialzarsi, si è
alzato soltanto adesso perché è stato sollecitato dall'arbitro. Maniscalco è un giocatore di grandissima esperienza e sta per realizzare il suo poker di vittorie in campionati di promozione. Ma ancora Maniscalco, perde palla ed è l'Orlandena che si destreggia, va a ricevere Domina. Ancora Domina, Cipriano, Bucchieri, scusate la corso, quindi Domina, spesso dell'arbitro per un calcio di punizione a favore della Termitana. Punizione a favore della compagine di Termini Imerese. Viene battuto all'indietro per Tarantino, chiaramente la Termitana cercherà di amministrare questi due gol di vantaggio. E vede appunto la Termitana nei confronti dell'Orlandina. Padella ha già rimesso in gioco ed è Bocchieri. Irrompe Bartolotta, il lancio era per Di Giorgio, alla meglio Corcio, un giocatore che gioca sulla fascia destra e che è molto veloce. Effettato la rimessa laterale, ha ricevuto Domina ed è Minà che chiude in palo laterale. Battuta la rimessa laterale, Domina perde palla, se ne possessa Mannino, il tocco è per Tarantino e un rimpallo a favore dell'Orlandina. Bazzano, ancora Bazzano, palleggia e c'è il pallo laterale a favore dell'Orlandina. Sulla palla Domina, riceve Ravidà, ancora Ravidà ed è Ciccio Teresi che è la meglio, comunque sembra che abbia respinto Bartolotta, scatta in avanti la Termitana con Ivan Di Giorgio, contropiede velocissimo di Ciccio Teresi che scatta lungo la faccia sinistra del campo, si invola Teresi e fa il tunnel ad accetta e colpo di tacco di Romeo. Ormai Teresi forse era esausto, era scattato in progressione per circa 80 metri e ha perso la palla. Adesso l'Orlandina, punizione a favore dell'Orlandina, batte Bocchieri per accetta, sulla sinistra è smarcato Cipriano, riceve il traversone, lo contra Mannino, c'è il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione che viene accordato a favore dell'Orlandina. Vediamo sotto la nostra postazione, ma chiaramente all'interno del campo il presidente della Termitana Di Stefano che passeggia nervosamente, chiaramente sta per vedere premiati i suoi sforzi di un'intera stagione. Il calcio di punizione, il colpo di testa, la palla è sempre davanti la porta, viene caricato, una mischia gigantesca e termina l'azione con la palla a fondo campo, azione pericolosissima dell'Orlandena che ha colpito la traversa e per 3-4 volte hanno battuto i giocatori dell'Orlandena a botta sicura, ma hanno respinto sempre i difensori della Termitana. Deve fare molta attenzione Fratella perché l'arbitro lo sta guardando con attenzione e potrebbe scapparci l'ammunizione. Il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione che viene accordato a favore della Termitana. Al calcio pazzia, su calcio pazziato si è portato Teresi, va a ricevere Di Giorgio, lo tallona Orlando, ancora Di Giorgio, va via Di Giorgio, si appresta ad entrare dentro l'area di rigore, l'arbitro non abbocca e quindi ritiene conclusa l'azione. Riparte la Orlandina, c'è stato uno scambio di complimenti tra Mipione, portiere dell'Orlandina, e Di Giorgio, capitano della Termitana. Ecco, queste sono le cose belle che ci sono nello sport. Da notare che Mirione è un palermitano, come del Bucchieri, come del Bazzano, tre giocatori di Palermo che giocano con la maglia dell'Orlandina.
l'angolo a favore dell'Orlandina, parte la parabola, respinge Mignazzo, perfezione il rinvio, Maniscalco che viene anticipato, comunque alla meglio, e scatta Teresi, contropiede ancora della Termitana Di Giorgio, ancora Di Giorgio. Perde palla la Termitana, se ne possesse Orlando dell'Orlandina e quindi accetta. Corcio va a ricevere lungo la fascia destra, ancora Corcio. Palla per Bazzano che sulla spinta di Mannino viene colpito in faccia. Adesso sempre l'Orlandina con Bocchieri in possesso di palla. L'apertura sulla destra per Lanzacareccio. Scatta il numero 2 dell'Orlandina. Il traversore al centro per Domina, quindi Bocchieri, possibilità di tiro per l'Orlandina, lo scaglia ed è pronta la parata. Fratella. Mette in gioco l'estremo difensore della Termitana. Rimessa laterale che è stata accordata a favore dell'Orlandina, già battuto Cipriani prima, ma riceve del Ravità, ancora Cipriani. Si porta lungo la fascia Bazzano che riceve sopra il suo avversario, viene trattenuto, c'è il fischio dell'arbitro che sancisce un calcio di punizione che viene accordato all'Orlandina. Sul calcio piazzato si porta Domina. Battuta la punizione, respinge Mignazzo, Mannino, campanile che Di Giorgio chiude in fallo laterale. Rimessa laterale che è stata battuta e Bocchieri alla manovra va a ricevere ancora una volta sulla faccia destra Lanzacareccio, il traversore, pericolo per la Termitana, fallisce il colpo di testa Bazzano a un mastino che si chiama Mannino, palla che termina a fondo campo. La rimessa viene accordata a favore della Termitana. Messa dal fondo campo che si appresta ad effettuare Tarantino, libero della Termitana, il colpo di testa di Cipriano, quindi Bertonotta, palla a terra da parte di Ravità. Cambia gioco Ravità, scatta sulla fascia destra, Orlando che viene ostacolato da Di Giorgio, scusate, accetta il fallo, lo fa Di Giorgio e quindi la punizione a favore dell'Orlandina e l'ammonizione per Di Giorgio. Punizione che batte Bocchieri, lo contra Teresi che non era sui 9,15 m. Si ripete il calcio di punizione, nel frattempo Bocchieri guadagna circa 10 metri. Sulla palla ancora una volta Bocchieri. L'arbitro invita Di Giorgio ad attestarsi sui 9,15 m. Parte la parabola ed è Bazzano che con un colpo di testa eccezionale costringe Fratella a una portentosa parata, forse l'intervento più bello che abbia fatto Fratella nelle ultime partite. Occasionissima per l'Orlandina che Bazzano stava per portare in gol, ma è stato bravissimo Fratella che si è retto a protagonista e ha deviato in corner. Occasionissima per l'Orlandina,
ma ha trovato un grandissimo Fradella, soltanto 18 anni, il portiere della Termitana, che ha respinto da par suo in calcio d'angolo. Adesso ancora l'Orlandina in possesso di palla, la perde, se la conquista Teresi, e quindi il Rio scatta in contropiede. Ancora il Rio che va via, tallonata da Lanzagarecci, al tiro, la palla si perde sul fondo. Rimette in gioco Orlando, libero dell'Orlandina. Il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione che viene accordato a favore della Termitana, e l'allenatore Oteri dell'Orlandina ha mandato un proprio giocatore ad operare la fase di riscaldamento. Si destreggia a Rio, si rompe maniscalco, il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione a favore dell'Orlandina. L'arbitro richiama il capitano Boccheri che aveva protestato. Minà sulla traiettoria a Curcio. Ravida va a ricevere Bazzano. E quindi l'apertura è su Boccheri. E va a liberare Tarantino. Palla che termina in fallo laterale, la rimessa accordata a favore dell'Orlandina. 16 minuti di gioco relativo al secondo tempo, Termitana 2, Orlandina 0. Due grandissime occasioni dell'Orlandina. Nel primo tempo Fradella ha salvato addirittura con la palla quasi all'incrocio dei pali, e Bazzano sempre con un grande Fradella che ha salvato. Bazzano ha incornato di testa. Bisogna anche dire che la Termitana comunque ha fallito qualche altra bella occasione. La punizione viene battuta dall'Orlandina, Curcio effettua il lungo traversone, il fischio dell'arbitro che sancisce. Avevamo sentito un fischio, non era dell'arbitro, di un tifoso, pensavamo una punizione, invece la Termitana in contropiede, di Giorgio in fuori di gioco. Adesso è rientrato, ha fatto bravissimo Romeo che non ha passato la palla di Giorgio che era in fuori gioco. Adesso Ivan è rientrato, ma è Teresi che cerca la posizione giusta per scoccare la bordata e trova l'ostacolo nel proprio compagno che colpisce alle spalle, ed è questo il Rio. Ancora l'Orlandina in possesso di palla con Accetta. Si porta in avanti la squadra di Capo d'Orlando, va a ricevere Bazzano, un'apertura a volo di sinistro, scusate, con il destro sulla sinistra di Bazzano, non trova l'appuntamento per il compagno di squadra, e quindi la Termitana che dopo aver inferto il KO con Reo, ossia il 2-0, adesso cerca il terzo gol per chiudere la partita. Infatti sta giostrando in campo e Romeo viene toccato duro, e quindi c'è anche la munizione per il numero 10 dell'Orlandino. Si riprende Romeo, la punizione a favore della Termitana, alla battuta si porta Ciccio Teresi, pennella la palla per Rio che scatta sulla fascia e riceve ancora Rio che è venuto fuori nella parte finale del campionato quando ha potuto giocare con una certa continuità, in quanto prima faceva soltanto certe ispezioni di partita perché il titolare era Falletta, che lo scorso anno è stato centravanti della nazionale dilettante e per una grossissima forma di tallonite si è dovuto operare la scorsa settimana dopo che ha saltato la parte decisiva del campionato. Rio, dicevamo, si sta esprimendo ad altissimo livello.
palla che termina in fallo laterale, la rimessa e una punizione viene accordata a favore dell'Orlandina. Bartolo ha toccato per Bazzano, quindi Corcio, interesse di Giorgio. Il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione a favore dell'Orlandina. Batte Corcio per Bucchieri, devia la palla all'ultimo istante Mignazzo, Mina, rimpallo sfavorevole, quindi Bucchieri, entra Mignazzo, causa fallo, quindi Valentino manda in calcio d'angolo. Terra il palermitano Bucchieri, centrocampista e capitano dell'Orlandina. Calcio d'angolo a favore dell'Orlandina, abbandona il campo il massaggiatore Natale Ceraulo dell'Orlandina dopo che ha soccorso Bucchieri, quindi domina, parte la parabola e colpo di testa e accetta ancora un palo, prima una traversa e poi un palo che appunto l'Orlandina si vede vietato il gol. Un giocatore dell'Orlandina, questo è Migliazzo, ha corso il massaggiatore della Termitana, lo ha rimesso in sesto e l'arbitro invita il portiere dell'Orlandina Princiotta ad andarsi a sedere sulla propria panchina, in quanto, come si può notare dalle immagini in questo momento, che ecco il giocatore dietro Tarantino, se ne ha messo dietro la porta di Fratello, forse per recuperare qualche pallone, dato che il tempo va stringendo e l'Orlandina perde per 2-0. Cipriano, alla meglio Bartorotta che scaglia senza nessun motivo perché nessuno lo tallonava in pallo laterale. Bartorotta è a culmine del nervosismo, ha una carica eccezionale, quindi non vedo l'ora che finisce la partita. Mi diceva stanotte e in questo periodo non mi sembra l'ora, sogno che devo vincere il campionato, non mi sembra l'ora che finisca questa maratona perché non ce la faccio più, vado a realizzare uno dei più bei sogni della mia vita, in quanto Franco Bartorotta per gli amici il bagnino approda nell'interregionale, un campionato che proprio a lui appartiene perché ha debuttato proprio nella loro quarta serie, la serie D, nel circa 10 anni fa nelle file dei cantieri navali ad Acireale, e quindi praticamente sarebbe un ritorno se lui il prossimo anno indosserà ancora una volta il colore della Termitana nel suo campionato che lo ha visto al debutto. Palla laterale per l'Orlandina, si destreggia a Ravidà, perde palla, quindi Maniscalco che scaglia la palla in avanti. Il palla laterale a favore dell'Orlandina. Mancano 21 minuti alla fine della partita e la Termitana conduce per 2-0, però notiamo che negli ultimi minuti ha cercato di non superare il centrocampo. Chiaramente cerca la Termitana di non prendere il gol che vedrebbe appunto l'Orlandina dimezzare lo svantaggio e non sciupare ancora energie fisiche, però è chiaro che sarebbe opportuno in questo caso cercare il terzo gol senza sbilanciarsi troppo in avanti, magari in contropiede per mettere al sicuro il risultato. Effetto questo lungo traversone
Orlandena scatta, evita il fallaccio Reo e la rimessa laterale a favore della Termitana. Alla battuta si è portato Ciccio Teresi, scatta verso la fascia laterale Reo, ancora Reo, viene chiuso da due avversari Reo, passa Di Giorgio, ancora Di Giorgio, si porta la palla in fallo laterale e la rimessa viene accordata a favore dell'Orlandena. Alla battuta Boccheri, Ravidà, ancora Boccheri, va via Boccheri in perfetto slalom e quindi fa fallo su Tarantino che viene colpito allo stomaco. Si riprende a giocare con un calcio di punizione che è stato accordato a favore della Termitana, la battuta a Minà, quindi Rio, ancora un fallo laterale a favore della Termitana. Rimessa laterale che viene accordata a favore della Termitana, Migliazzo comincia a chiedere il tempo, non sta nella gioia che termini la partita, ancora un fallo laterale. Ancora Teresi va a ricevere Maniscalco e c'è un calcio di punizione a favore della Termitana. Batte la punizione Maniscalco, esce ed è pronto alla parata Mirrioni. Recupera la Termitana, resta nella vasca scoperta di Giorgio Rio, ma recupera con perfetta scelta di tempo Maniscalco, chiude in fallo laterale Minà. Da tutta la rimessa Ravidà, il rompe il numero 9, domina ed è pronta la parata Fratello. Partita vietata ai deboli di cuore, e in quanto Termitana si sta accingendo piano piano, passo per passo, a riconquistare quel posto che abbandonò 9 anni fa nell'allora quarta serie. Bravissimo Migliazzo che devia e manda fuori dall'area di rigore, quindi l'angolo lo causa a Tarantino. Battuto l'angolo da domina per Boccheri, ancora un angolo, questa volta lo causa Teresi. Ventinovesimo minuto di gioco relativo alla ripresa, 2-0 per la Termitana, angolo per l'Orlandena, possibilità di tiro per Corcio, deviazione di Di Giorgio, palla a terra, Maniscalco e il lancio era per Di Giorgio, scatta Romeo ma in anticipo Lanzagherezzo che va a rinviare. Tarantino della Termitana in avanti, azione di contropiede della Termitana, Romeo, Minà, Tarantino, Maniscalco, viene anticipato Di Giorgio da Orlando e quindi domina ma perde la palla Minà, Teresi, Maniscalco, Di Giorgio. Di Giorgio aspetta l'antagonista, perde palla ma in sovrapposizione c'è Maniscalco che scaglia la palla lontano per far sì che i propri compagni di squadra riprendano fiato. Una giornata estiva allo stadio Agesilao di Caltagirone. L'Orlandina con accetta si porta in avanti, va a ricevere il
profondità, si porta sulla faccia sinistra e lancia, domina, ma è in anticipo su tutti quanti Tarantino, che tocca per il proprio portiere Fratello. 14 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro, Termitana 2, Orlandina 0, spareggio che vale un campionato. Orlando subisce il fallo da parte di Di Giorgio, ma guadagna il calcio di punizione a favore della propria squadra, punizione che si appresta a battere in questo momento. Orlando Perra accetta. Palla che viene controllata da Migliazzo, che la scaraventa in fallo laterale. 13 minuti e 50 secondi al termine. Rimessa laterale già battuta dalla bandiera con Cipriano, ma il fallo laterale questa volta a vantaggio della Termitana. E scatta una sostituzione nelle fila dell'Orlandina. Abbandona il campo Cipriano numero 10, quindi resterà il Cipriano numero 3. Che è venuto al termine dell'incontro, Venuto prende il posto di Cipriano, il numero 10 dell'Orlandina, quindi in campo avremo soltanto un Cipriano, il numero 3. Curcio impazza, potremmo definirlo il carnevale di Termini Merese, perché la gente comincia già con i propri inni, con i propri canti a festeggiare la vittoria finale. Io, per l'esperienza che ho accumulato nella mia vita, dico che nel mondo del calcio ci sta tutto, tutto è possibile, quindi andiamoci cauti, facciamo, arriviamo al 90° e poi potremmo, eventualmente la Termitana potrà cantare vittoria. È stato ammonito Tarantino, libero della Termitana. Si è portato Curcio, calcio piazzato a favore dell'Orlandina. Minuto molto importante per l'Orlandina e per la Termitana. Vedremo cosa accadrà a tutta la Termitana in fase difensiva. Parte la parabola, era un pallonetto a foglia morta, ma non sorprende Fratello, perché la palla sorvola sulla traversa. Calcio di punizione che ha fallito l'Orlandina. Termitana 2, Orlandina 0, e assisteremo alla rimessa dal fondo campo da parte della Termitana. Parte la parabola, la palla spiova al centrocampo, la intercetta accetta. E lanza Careccio, che è in difficoltà, ma comunque in sovrapposizione va, accetta, che passò la palla. Ancora accetto, ostacolato da Romeo. Alla meglio Reo, ancora Reo. Subisce un calcio, ma guadagna un calcio di punizione a favore della propria squadra. Accorre l'arbitro Morgana di Caltanissetta, addeggia a lanza Careccio, che è la seconda volta che lo fa. Munizione di un giocatore dell'Orlandina, non riusciamo a capire chi è stato ammonito, tanto è la bolgia. Nella fila dell'Orlandina
calcio di punizione a favore della Termitana, batte Romeo. In corno aperto Rotta che viene anticipato, è stato accetto a liberare. Bazzano, Curcio, il lungo lancio per Venuto. Un calcio di punizione a favore dell'Orlandina. Che viene affidata a Cipriano, numero 3 dell'Orlandina. Anche Orlando è uscito in area di rigore per andare a colpire, arretra il reo, parte la parabola e la palla termina sul fondo. Messa dal fondo campo che si appresta ad effettuare Tarantino. Colpisce di testa Maniscalchi. Ferma la palla Reo, scatta in contropiede la Termitana con Romeo. Vuole la palla di Giorgio e chiude in angolo il numero 4, accetta dell'Orlandino. Minuti alla fine dell'incontro, Termitana 2, Orlandina 0, angolo a favore della Termitana. Sulla palla si è portato Maniscalco, autore oggi di un gran gol, prende la rincorsa. La palla va a finire tra i piedi di Curcio. Curcio, contropiede dell'Orlandina, domina in possesso di palla, lo va a chiudere Maniscalco. Ancora domina Buccheri, riceve Curcio. Ancora Curcio, lo pallona Teresi. Il tocco indietro per Cipriano, il traversone, solo Bazzano pronto a colpire. Aveva cercato di colpire con la mano un giocatore dell'Orlandina, Orlando, e l'arbitro aveva già fischiato. Mancano 5 minuti alla fine di questo big match che forse è stata, anzi senz'altro, lo è stata la partita più importante dell'intero campionato di promozione. E a terra Tardio, scusate, è a terra Tarantino, ma invece è Tardio, il numero 14, che Totò Pericano, allenatore della Termitana, ha mandato ad operare la fase di riscaldamento. Quindi da qualche istante farà il suo ingresso in campo Tardio. Colpo di testa di Reo, subisce un pugno in testa nel colpire di testa, gioco di parole da parte di Lanzacareccio. Palla che termina in fallo laterale. La rimessa è accordata a favore dell'Orlandina, la battuta si è portato il numero 3, Cipriano, va a ricevere Venuto, ancora Cipriano. Minà, taglia l'appoggio, contropiede dell'Orlandina, Bocchieri, possibilità di tiro, all'ultimo istante cambia e dà la palla a Curcio, il traversone pronto alla parata, Fratella che affranca, ma l'arbitro aveva, gli era fuggita la palla dalle mani, ma l'arbitro aveva già fischiato il calcio di punizione a favore della Termitana per scarica sul portiere.
minuti al termine dell'incontro. Termitana a un passo del campionato interregionale. Lanza Cariccio, scusate, Cipriano dell'Orlatina. Ravidà, ancora Cipriano. Romeo, il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione che viene accordato a favore della Termitana. La punizione viene battuta da Romeo. Nessuno è sulla traiettoria. La Termitana in vantaggio per 2-0 al 22esimo del primo tempo. Maniscalco al 27esimo. Reo. Maniscalco con un tiro a volo dal limite dell'area di rigore. Reo al termine di un micidiale contropiede a traffetto Fradella. Quest'anno in campo nelle file della Termitana abbiamo visto un grandissimo Fradella che ha rubato il posto a Giuliano. Mannino, un marcatore di grande esperienza. Mignazzo che ha fatto il purificante con grande classe sulla fascia sinistra dello scacchiere tattico della Termitana. Minà che ha avuto un grandissimo azione pericolosa. Minà che ha avuto un grandissimo problema da risolvere all'inizio del campionato, lo ha risolto alla grande e lo ha sostituito degnamente. Minà è un giocatore che è stato acquistato dalla Termitana per sostituire lo scomparso, il povero Totò Marino, che era, doveva essere il pilastro di questa squadra. Bertorotta, stopper di grande esperienza, stopper che non si arrende mai, difensore che nella sua carica agonistica... Scusate, c'è una sostituzione, vediamo chi abbandona il campo. Dicevamo Bertorotta, un giocatore che non si arrende mai. Tarantino libero con i fiocchi. Maniscalco, cosa dire di Maniscalco? Un tornante destro della Termitana, nessuno dei giocatori della Termitana vuole uscire. Esce forse Romeo che è il giocatore più esperto. Abbandona il campo Romeo, entra Tardeo, dicevamo Romeo, proprio colui che esce, un giocatore che ha militato in Serie C1 nel Siracusa. Di Giorgio, il capitano, giocatore che ha militato in C2, nell'Alcamo, nel Marsala, giocatore da altre categorie. Ciccio Teresi, il piccolo Platini di Termini Merese, un giocatore che con i suoi gol a foglia morta, con i suoi 9 gol ha fatto vincere il campionato alla Termitana. E quindi Rio, un grande professionista, si è fatto trovare pronto quando c'è stato bisogno di lui per l'infortunio di Palletta. Sartori, portiere determinante a Milazzo quando nel secondo tempo sostituì Fradella che con le lacrime abbandonò il posto tra i pali alla fine del primo tempo. Nicosia, un ragazzo di Bagheria, 15 partite ad alto livello. Tardio, Trapese, giocatori che sono stati determinanti. Infine Letezia, acquistato a circa 2 mesi dalla fine del campionato. E mi pare che sia stato o ammonito o espulso Merrione. Dicevamo, e infine ricordiamo anche Giuliano, portiere di grande capacità, Barraco che ha abbandonato qualche mese prima dopo l'espulsione di Capodormando, quindi Palletta che ha dato il suo alto contributo, uscito per infortunio, e infine Giacomo Tinervio, giocatore che oggi è presente in Borghese perché fa il militare. Allora Mirone era stato ammonito. Moniti sono stati Bazzano, Minà, Accetta, Di Giorgio, Cipriano, Tarantino e Mirioni. L'Orlandina ha colpito una traversa e un palo. Le riprese sono state effettuate da Mario Vassallo, l'assistenza tecnica di Antonio Cocco. Il
vantaggio RVM di Gregorio Cerami, e quindi la telecronaca di Gianni Costanzo con una punta di orgoglio. Diciamo che è la terza volta, il terzo anno che seguiamo per un'intera stagione la società, una squadra di calcio. Accadde nel 79-80 con il Villabate, lo scorso anno con il Pro Bagheria e quest'anno con la Termitana, tre squadre che vincono il campionato, quindi possiamo dire che partiamo bene. Inizia la Santa Barbara, vince la Termitana il campionato. Termitana che vince il campionato, vengono spogliati nudi i giocatori. Termitana che ritorna dopo 9 anni nell'interregionale. Un nome che vuole dire tutto nella Termitana, non vogliamo offendere assolutamente tutti gli altri dirigenti, Mari Geraci, Pucateri, Bobo Conti. Dobbiamo dire un nome, il presidente Di Stefano, che ha dato tanto a questa società. Adesso, se è possibile, ma non ne siamo certi, scenderemo negli spogliatoi per festeggiare con voi. Non ne riusciamo a capire nulla, 5.000 tifosi che sono impazziti, Totò Fericano che viene portato in trionfo. Termitana che ritorna dopo 9 anni nell'interregionale. È una grande giornata di sport e con grande soddisfazione diciamo che abbiamo portato bene anche a questa squadra. Totò Fericano, con quello di oggi, quanti campionati hai vinto? 6 campionati. Ecco, possiamo elencare le squadre? Sì, 3 da giocatore e 3 da allenatore. Quale squadre sono? Il primo campionato è stato con il Torre Maggiore dalla promozione in quarta serie, nelle Puglie. Il secondo come giocatore è stato a Benevento, dalla quarta serie siamo andati in Serie C. Il terzo a Canicattì, dalla promozione siamo andati in quarta serie. Come allenatore uno ha vinto a Casteldaccia dalla prima categoria in promozione, poi c'è stata una spiacevole parentesi di circa 8 anni, riprendendo ho vinto il campionato anche con il Terrasini l'anno scorso e quest'anno felicemente con la Termitana. Quindi Totò Fericano allenatore vincente, ecco, tu ci speravi, pensavi di vincere oggi? Cioè, io avevo fiducia nei giocatori, anche se quando ho preso la squadra c'era qualche cosa che non andava, infatti diciamo di seconda importanza, ma occorreva farci capire che erano, insomma, che avevano le possibilità e tutti i mezzi per poter vincere il campionato. Totò, una domanda che forse non è giusta: ha vinto la squadra oggi o il pubblico? Tutte e due, e comunque il pubblico nelle ultime partite ce lo siamo trovato affettuosamente, ci ha incoraggiato e ci ha accompagnato in 3 difficilissime partite. Totò, per concludere, secondo te il risultato è giusto? Sì. L'Orlandina sicuramente ha preso un palo e una traversa. Sì, ma noi abbiamo sbagliato 3 gol quasi fatti, perché se noi nel primo tempo andiamo a rete per quello che come ci siamo andati, e non sbagliando si chiudeva molto molto prima la partita, perché ci sono state 2 o 3 occasioni molto buone che hanno sfiorato il palo. Auguri in bocca al lupo. Grazie. Pippo Geraci, oggi mi ha abbandonato nel corso della partita, però ce l'avamo sentite bene con un'intervista prima. Ha portato per l'ennesima volta bene. Cosa significa ritornare nell'interregionale dopo 9 anni? Significa tanto per Termine, ma soprattutto è significato tanto per il nostro presidente. Questa vittoria l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata, soprattutto per quello che ha dimostrato di essere il signor Di Stefano, unico nel mondo del calcio. Adesso passiamo ad un altro dirigente che è il cassiere. Arrigo, il segretario Arrigo. Visto questa vittoria? Questa
vittoria. Noi veramente già pensavamo da tempo che in effetti, sin dal quando abbiamo perduto a Capo d'Orlando, eravamo perfettamente convinti di potercela fare. Difatti siamo stati molto vicini al presidente, il quale ha detto: io sono a disposizione della squadra, voi collaborate. La nostra collaborazione l'abbiamo data, però va a lui tutto il merito di questa vittoria e ai ragazzi. Bobo Conti è un dirigente diciamo un po' caldo comunque, che ogni volta come prima cosa dice alle squadre avversarie: oggi vinciamo 3-0, l'intimorisce. Come è andata? Ma è andata come pensavo io, come pensavamo tutti noi. D'altronde non poteva mancare questa vittoria, questa meravigliosa vittoria che noi dedichiamo a questo magnifico pubblico che ci ha seguito e sostenuto con entusiasmo sino all'ultimo, ma soprattutto la dedichiamo al nostro presidente che ha avuto fiducia in noi dirigenti, che abbiamo fatto le nostre scelte, specialmente all'ultimo, oculate e ponderate, e questo significa che abbiamo avuto ragione noi, abbiamo avuto ragione perché abbiamo vinto il campionato, questo campionato sofferto, molto bello, bellissimo. Allora significa che avete avuto ragione, ma significa anche che senza cambiare la maglietta viene la polmonite per la gioia. Non ha importanza, la gioia è troppo grande. Presidente Di Stefano, un anno di sacrifici, sempre quasi triste perché non arrivavano i risultati, non c'era la certezza di vincere il campionato. Io qualcosa di colpa do comunque al pubblico che si è sbagliato nelle ultime settimane. Ecco, lei è il primo anno che fa il presidente della società di calcio, pensa di rimanere nel calcio e cosa pensa di questa vittoria finale del campionato? Al primo anno ha fatto 100. Beh, io in questo momento sono felicissimo, posso dire pochissimo, però posso dire questo: ringrazio prima di tutto in prima persona Bova Conti, che è stato uno dei pochissimi dirigenti e collaboratori vicinissimi, secondo professor Arrigo, terzo Nino Sgarlata, quarto il Geraci, perché sono stati i validissimi e affettuosi dirigenti che abbiamo portato avanti la Termitana. Io posso dire solo una cosa: io ho vinto il campionato per andare in Serie D. Io, come dicevo a Teletermi l'altro giorno, ho detto solo una cosa: hanno sbagliato coloro che hanno sottovalutato le capacità di Giuseppe Di Stefano. Oggi sono qua, presidente per primo anno, rimarrò, non rimarrò, non lo so, se Termini Imerese, ripeto, sentirà veramente la gioia di avere un bellissimo sport a Termini Imerese e ci sarà una dirigenza degna di poter portare un campionato avanti, Di Stefano potrà rimanere in eterno. Se non ci sarà, non lo so, questo è il discorso. Presidente, vorrei concludere dicendo: ho vinto anche io, vi ho portato bene. Ha vinto anche Costanzo. Bene, grazie. E poi anche Costanzo non può dire male del presidente Di Stefano. Assolutamente, mi auguro, anzi lo invito domenica a fare un amichevole con una grande squadra, perché non può negare al pubblico di Fede, di Termini Imerese, della Termitana, una gioia così grande. Senz'altro, adesso ci programmeremo per fare alcuni amichevoli. Grazie. Franco Bertorotta, stopper della Termitana, per gli amici il Bagnino. Hai vinto il campionato, mi pare che non c'eri con la testa e che eri nervoso. Cosa hai provato? Ho provato la cosa più bella della mia vita, perché non avevo mai vinto mai il campionato. Era adesso che sono troppo emozionato, è una gioia troppo meravigliosa. E questa vittoria, principalmente la finale del campionato, la dedico al pubblico, la dedico al presidente, la dedico anche all'allenatore, alla dirigenza e a tutti noi giocatori, che siamo stati più forti, l'abbiamo dimostrato contro l'Olandia, che l'abbiamo battuto nettamente 2-0 in campo. Ivan, tu? Sono felice, guarda, non ti posso esprimere la contentezza che abbiamo provato e che stiamo provando in questo momento. Abbiamo concluso un anno di sacrifici, veramente abbiamo lavorato con vero impegno e finalmente ci siamo riusciti, abbiamo vinto una guerra, qualche battaglia l'abbiamo persa, ma alla fine la guerra l'abbiamo vinta e siamo contenti e felici per tutti noi, per il pubblico e per il presidente Di Stefano. Potrebbe arrivare da un momento all'altro Ciccio Terese, facciamo spazio. Ciccio Teresi, tu hai vinto anche questo campionato e tra l'altro in questo momento di gioia vorrei ricordare un grosso personaggio che è scomparso del calcio, Totò Marino, diciamo che io ho detto nel corso della telecronaca che è stato rimpiazzato in maniera egregia da Minà. Totò Marino in questo momento, se era con noi, cioè se era vivo era con noi. Totò è sempre con tutti noi, dall'inizio del campionato noi dentro gli spogliatoi abbiamo sempre avuto una fotografia di Salvatore, e Salvatore questa vittoria la dedichiamo soprattutto a lui, perché Totò Marino è sempre stato con noi in qualsiasi partita. Ciao, diciamo che
Io sono sempre arrivato là per vincere il campione, non l'ho vinto, quindi per me la soddisfazione è doppia. Tu volevi dire qualcosa su Totò Marino, doveva essere il tuo compagno di squadra? Questa vittoria principalmente la dedichiamo a Totò Marino perché era un amico principalmente, anzi di essere compagno di squadra, veramente un ragazzo favoloso calcisticamente e anche fuori calcisticamente. E questa vittoria finale la dedichiamo anche a Salvatore Marino. Ah!